un titolo evocativo che ci fa capire tutta la difficoltà di comunicare i propri sentimenti, le proprie emozioni nel bene e nel male. Raccontaci un po' la storia dei due protagonisti, Ifem e Yannick. Allora, questo è il libro che io ho scritto esattamente l'anno scorso, nel 2016. Il libro racconta di due ragazzi che sono due ragazzi cresciuti in periferia. Ifem è la ragazza, Yannick è il ragazzo, sono due ragazzi di origine congolese che si incontrano in periferia nonostante hanno vissuto per tutta la vita nello stesso posto senza mai vedersi. Si conoscono e iniziano una storia d'amore. E poi, stando insieme, si iniziano a scoprire dei lati di lei e dei lati di lui che nel libro prima non si sapevano. E loro si rendono conto di essere simili. Ma il fatto di essere simili non basta per stare insieme. Uno dei temi importanti di questo nuovo romanzo, che tu riesci a scandagliare molto attentamente, è quello della tossicodipendenza. Come nasce questa volontà di trattare la tematica della dipendenza da cocaina e in che modo la racconti nel tuo romanzo? Ma sai, l'idea mia era quella più che altro di, all'interno dei personaggi che ho scritto, a differenza degli altri libri, in questi due personaggi ci sono tante persone che ho incontrato nella mia vita. E tra tutte queste persone c'erano anche ragazzi che comunque erano tossicodipendenti e che nella mia vita sono stati i miei amici. Quindi ho voluto racchiudere in Yannick tutti i miei amici che in passato ho perso a causa della tossicodipendenza. Ma io ho fatto fatica a raccontarlo perché non ho mai fatto uso di droghe. E quindi all'inizio ho fatto abbastanza fatica. Poi comunque ho chiesto, mi sono informato e sono riuscito a raccontarlo, e il mio intento era quello di raccontare questa difficoltà. Fuori piove, dentro pure, passo a prenderti. Ci parli della difficoltà e del disagio degli immigrati di seconda generazione, anche se so che è un termine che non preferisci, quindi il fatto di sentirsi a tutti gli effetti non accettati ed integrati nel tessuto sociale italiano nonostante si sia nati e vissuti in Italia. Come la racconti questa vicenda? Ma sai, più che altro io racconto il disagio di questo ragazzo che è Yannick, che lui si rende conto poi crescendo di vivere in una società che comunque non lo accetta anche per altre caratteristiche che non dipendono solo dal suo carattere. E lui la sfoga così, lui la sfoga con tanta rabbia. Sai, noi viviamo in una società che comunque ci vuole sempre belli, ci vuole sempre tutti uguali, e quindi non è solo il disagio del ragazzo nero quello che racconto, racconto anche il disagio del ragazzo robusto che alle elementari viene chiamato ciccione, del ragazzo che non è la moda, solo che diverse persone lo sfociano in modo diverso, e Yannick lo sfocia così.